Hare Krishna, allora ben ritrovati a tutti e tutti. Stasera, il titolo di stasera è Donna la fortuna. È un po' diverso dai nostri incontri che teniamo regolarmente stasera perché non è sono solo un approfondimento così filosofico di conoscenza. Ma è anche una, così, un'apertura di cuore, è anche una proposta per voi. Infatti, nei prossimi giorni faremo girare una lettera aperta, scritta da noi, per approfondire questo aspetto che ci sta a cuore, che abbiamo appreso nel corso di questi anni, della nostra pratica devozionale al servizio della missione di Srila Prabhupada. Quindi da questa lettera aperta leggo qualche piccolo passaggio così. La storia e l'esperienza hanno ampiamente dimostrato che le persone dotate di genuina visione spirituale possiedono una speciale capacità di gestire con equilibrio in modo costruttivo, prove, difficoltà e sofferenza. L'esperienza, la storia ci ha dimostrato ampiamente che effettivamente chi ha visione spirituale, chi ha comprensione spirituale ha una speciale capacità per gestire prove, difficoltà e sofferenza. La causa della sofferenza è l'aver ignorato il Dharma, l'ordine cosmico. La sofferenza, spiegano le scritture, anche qui è sperimentabile, man mano si può vedere, man mano che approfondiamo diventiamo più attenti, che quando infrangiamo l'ordine cosmico, il Dharma, i principi universali che regolano questa creazione, il risultato sono difficoltà e sofferenze. Tali deviazioni dal Dharma sono generalmente dovute alla mancanza di conoscenza, o meglio ancora di conoscenza spirituale. L'ignoranza è la causa dell'infrazione, dicono i Veda, la Shilopanishad per esempio. L'ignoranza, la conoscenza, quindi l'ignoranza causa l'infrazione, no? Commettere attività colpevoli contro la legge divina. E il risultato è la sofferenza, quindi la sofferenza viene dall'infrangere le leggi. E l'infrangere le leggi viene dall'ignoranza, no? L'ignoranza ci porta all'ignoranza, quindi non sapere come funziona, quali sono le regole del gioco, oppure saperlo ma ignorantemente pensare di poter trovare benefici duraturi, trovare soddisfazione e felicità in quel modo, è ignoranza. Quindi, in ultima analisi, la sofferenza è causata dall'ignoranza. E quindi la conoscenza è l'antidoto per la sofferenza, cioè la conoscenza distrugge l'ignoranza. Quindi la conoscenza spirituale può aiutarci a liberarci da queste reazioni negative di sofferenza, di karma. Quindi non avere conoscenza spirituale è quindi la causa originale della nostra sofferenza. La conoscenza spirituale è al contrario il primo passo fondamentale verso la liberazione anche dalla sofferenza. Quindi la conoscenza spirituale è il primo passo fondamentale verso la liberazione dalla sofferenza. Infatti questo è sostenuto da Krishna nella Bhagavad Gita. C'è un bellissimo verso, 4.36, nella Bhagavad Gita, nel quale Krishna dice: anche se tu fossi il peggiore dei peccatori, una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale, supererai l'oceano della sofferenza. Supererai l'oceano della sofferenza. Le parole di Krishna sono bene scelte e misurate. Quindi, anche se fossi il peggiore dei peccatori, quindi la persona che, come dire, non ha molte qualifiche o meriti, una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale, supererai l'oceano della sofferenza. Quindi la conoscenza trascendentale, spirituale, ci può permettere di superarla effettivamente, liberarci dalla sofferenza.
che è quello che tutti vogliamo, no? Giusto? Certo, poi anime molto evolute, molto realizzate, non si preoccupano neanche della sofferenza, sono così assorte nell'amore divino che non si preoccupano neanche della liberazione. Quelli sono stadi molto alti. Noi che siamo in questo mondo, questo bisogno generalmente è presente, no? Perciò, se si vuole fare del bene alle persone che ci circondano e ai nostri cari, se si vuole dare loro una nuova prospettiva e visione anche di questi momenti difficili che tutti quanti stiamo vivendo, quindi se vogliamo aiutare, siamo desiderosi di fare del bene, sollevare, dare sollievo alle persone che ci sono care, la cosa più bella che possiamo fare è donare la conoscenza spirituale. Ciò le renderà veramente fortunate, elevando in modo sorprendente la qualità della loro vita. Infatti è quello che, diciamo, l'iniziazione, diventare iniziati, l'iniziazione spirituale vuol dire essenzialmente questo, Jiva Goswami, i grandi maestri dicono, iniziazione significa trasmissione della conoscenza spirituale. Quando una persona riceve la conoscenza spirituale, la conoscenza scientifica della verità, delle verità spirituali, che sono eterne, che sono universali, che sono racchiuse essenzialmente in tutte le scritture autentiche, chi riceve la vera conoscenza spirituale presto viene liberato. È un iniziato. Gli iniziati sono le persone che sono in via di liberazione. Quindi le persone che ricevono questa conoscenza, la conoscenza scientifica spirituale, diventeranno veramente fortunate e sentiranno che la qualità della loro vita viene elevata in modo sorprendente. Sono esperienze pratiche, si può vedere, tante persone hanno fatto, sentono, hanno fatto questa esperienza. Tra i diversi testi di conoscenza trascendentale che esistono, no? In questo pianeta, i libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupada occupano una posizione primaria. È un fatto, i libri di Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada sono tra i diversi testi di conoscenza, sono primari. Perché sono così importanti? Perché non solo sono molto apprezzati da tutti gli esperti del settore, le persone esperte di conoscenza spirituale, di spiritualità, tutti apprezzano i libri di Srila Prabhupada. Gli esperti, poi sono altri che si fanno da sé, ma chi segue tradizioni autentiche, chi ha veramente comprensione spirituale, non può che apprezzare questa la purezza, la trasparenza, la chiarezza, la profondità di questi testi. Ma soprattutto, a parte gli esperti che apprezzano, ma soprattutto, perché sono così importanti questi libri? Perché hanno già concretamente trasformato e migliorato in modo determinante la vita di milioni di persone, già adesso, in solo un po' di anni, che Srila Prabhupada abbiamo cominciato a diffondere questi testi, ormai sono milioni le persone che hanno cambiato la loro vita venendo a contatto con questa conoscenza e con questi libri in particolare. Quindi questi libri sono veramente, veramente importanti. E le prove sono tante. Le prove sono tante, sono esperienze, sono migliaia, sono racconti, aneddoti tantissimi. Solo stamattina ho incontrato un caro amico, Daniele, che è il direttore dell'associazione Dono d'Amore, si chiama, di Marano Vicentino, che lui ha dedicato la vita proprio a aiutare gli altri, all'assistenza dei bambini, disabili, lui aiuta attraverso la medicina naturale, consulenze per migliorare la qualità della vita. Quindi interamente dedicato agli altri, ha capito che il servire gli altri, aiutare il prossimo è la cosa giusta da fare, è quello che dà veramente soddisfazione. Era già una persona che ha avuto successo, era musicista, ha fatto tante esperienze, ma quella più bella è quella di fare del bene agli altri. E lui diceva, mi ha raccontato più volte, che diceva, erano anni, se ne ho sentite tutte, le ho provate, anche diverse esperienze spirituali, le ho provate un po' tutte, ma alla fine ho smesso di leggere, sono anni che non leggevo più niente, non ascoltavo più niente perché sentivo sempre molte verità relative, no? Dice una cosa, dice un'altra, ma sempre, cioè, sentiva che c'è sempre un po' di interesse personale dietro. E non sentiva la verità, lui diceva io faccio, ho sempre fatto così,
sento qualcosa, qualche minuto, se sento che c'è la verità, vado avanti, se no niente. E dice, e purtroppo dice, ho smesso di leggere da tanti anni. Però fortunatamente ha iniziato, è venuto in contatto con i libri di Srila Prabhupada, frequentando un po' il nostro centro, si è trovato in qualche modo ispirato, ha cominciato a leggere i libri di Srila Prabhupada e c'è stata una trasformazione. Ha detto, oh, qua in questi libri sento la verità, me lo dice sempre, no? Ultimamente. Questi libri sento la verità, li ascolto, adesso li ascolto, li leggo, leggo oppure li leggo, no? I suoi assistenti, no? Perché li assistono, che collaborano, c'è un paio di ragazze che gli leggono i testi, così, perché lui vuole, come dice, cerca di salvare, di risparmiare tempo per far più per il prossimo, e quindi diciamo, però dice, quando ascolto, leggo questi libri, mi sento soddisfatto, qui sento che c'è la verità, sento che c'è qualcosa di vero. E questo è solo un esempio, appunto, sono tantissimi gli esempi, persone che leggendo questi testi hanno sentito veramente le risposte, hanno trovato veramente quelle cose che sentivano già nel cuore magari. Certo, comprendiamo quell'esperienza che sono persone, quelle che hanno queste esperienze sono persone che hanno già una predisposizione, se vuoi dire, una sensibilità particolare. Ma possiamo anche dire che anche chi non ha la particolare, se sta in contatto, cerca con calma di approfondire, di leggere questi testi, gradualmente viene rivelata e sono molto attuali. Anche stamattina discutevamo con altri ospiti e amici, sì, che è molto pratica. Sembra una conoscenza, ma questa è filosofia, così sì, la mia vita pratica è qua, la filosofia è un'altra cosa, no? Cioè non ha veramente un riscontro. Molti pensano anche che la spiritualità sia qualcosa di separato, purtroppo anche lì, a causa di insegnamenti non maturi o alcune associazioni spirituali tendono a separare alcuni gruppi. La spiritualità è una cosa, la vita pratica è un'altra. No? O fai uno o fai l'altro, o ti impegni in quello, se hai la vita spirituale non puoi fare la vita materiale. Ma non è così. È così a un certo livello, a un livello iniziale, ma a un livello più avanzato, quando una persona diventa più matura, quando radica, quando assimila profondamente la conoscenza spirituale, ottiene la capacità di gestire la vita materiale ancora meglio di coloro che non hanno questa comprensione, questa conoscenza. Sa vivere nel mondo, sa vivere una vita spirituale anche all'interno, in mezzo alla materia. Certo, con le dovute precauzioni, con i dovuti comportamenti, ma si può fare, si può fare. Quindi non è affatto vero che la vita pratica è separata dalla spiritualità. La spiritualità invece, la vera spiritualità, sostiene e aiuta nella vita quotidiana cosiddetta materiale, ma non è più materiale a quel punto. Quando una persona ha una coscienza spirituale, anche se svolge attività che sembrano immateriali, in realtà lui è protetto, come la foglia di loto non è toccata dall'acqua, dice Krishna, è protetto, non sta nell'acqua, siamo in questo mondo, ma lui non è toccato, vive in un'altra coscienza e può gestire molto meglio, con più equilibrio, come dicevamo prima, con più equilibrio anche diciamo, le diverse sfide e problemi che la vita comporta. Poi anche un'esperienza personale, se volete, anche sull'importanza di questi libri e l'importanza di dare questa conoscenza agli altri. Per mia fortuna, Srila Prabhupada aveva sottolineato tanto questo aspetto, distribuite questi libri, distribuite questa conoscenza, al punto tale che la maggioranza dei suoi discepoli erano impegnati, erano e molti ancora lo sono impegnati a distribuire questi libri un po' in tutto il mondo. E quando io mi sono unito 40 anni fa alla coscienza di Krishna, quella era l'attività di quelli che volevano dedicarsi a una vita, diciamo, una vita di ashram, una vita nel tempio di ashram. Quella era l'attività e quindi diciamo, mi hanno un po' vai, buttati, no? Questo Prabhupada vuole questo, buttiamoci, andiamo. Devo dire che ero molto esitante, io ero un po', invece preferivo stare nei boschi, fare un altro tipo di vita, piuttosto che andare a dire a qualcuno qualcosa, preferivo farla io, ero molto restio ad andare a chiedere qualcosa a qualcuno, di chiedere di fare qualcos'altro che dire, di andare
proporre dei libri a persone che neanche ti conoscono e addirittura chiedergli magari anche un'offerta, no, se si vogliono. Non l'avrei mai fatto, infatti ero molto esitante e i primi giorni ero abbastanza preoccupato, ma non tanto, le prime ore in realtà, perché poi quando poi mi sono lanciato ho detto vabbè, insomma, facciamo questo gesto, proviamo questo gesto d'amore per Shila Prabha, no? Proviamo a offrire questo servizio e mi sono lanciato, poi sono stato sommerso da come un oceano, perché effettivamente poi mi sono reso conto che c'è una grande gioia nel dare agli altri la conoscenza spirituale, cioè anche nel tuo cuore ricevi un grande beneficio. E ho sentito già da subito questa gioia, che non sapevo, non avevo mai sperimentato questa soddisfazione. E sebbene appunto la mia parte logico-razionale diceva no, non proporre, faceva un po' di resistenza, però sperimentando effettivamente, sperimentando praticamente nella mia vita che una profonda soddisfazione nel fare questa attività mi permise di capire che effettivamente Dio è contento se noi aiutiamo gli altri, se noi aiutiamo le persone, no, ad avvicinarsi alla spiritualità, perché quella è la soluzione vera ai problemi, no? La soluzione vera in ultima analisi. Adesso vi leggo un passaggio da Srimad Bhagavatam, bellissimo, quale Prabhupada conferma questo punto. Quindi, e poi appunto sono andato avanti per diversi anni, prima della licenza e poi alla fine invece non ce la facevo più senza distribuire libri, continuavo ad andare ogni volta che potevo, anche dopo che mi sono preso altre responsabilità di gestione del centro, così, ogni volta che potevo, ancora oggi se posso, quando c'è. Certo, adesso con il lockdown è meglio non andare troppo in giro, purtroppo, perché la gente può interpretare, ma ogni volta che posso, che ho potuto, sono andato ed è sempre stato, sempre sono esperienze molto belle. E in questi anni veramente ho avuto tante bellissime soddisfazioni, tante persone che si sono avvicinate, tante persone alle quali ho dato i libri e poi hanno cominciato a leggerli, hanno cominciato a praticare il mantra. Alcuni di loro sono stati iniziati, alcuni sono presi responsabilità anche in altri progetti, quindi è stato una grande soddisfazione vedere come effettivamente questi libri hanno questo grande potere, questa pratica, i libri, il canto, la recitazione del Santo Nome hanno il potere di trasformare le persone, veramente. E comunque tanti altri, anche prendendo libri, anche per volte sono venuti in contatto e comunque hanno sviluppato interesse. Poi chiaramente sappiamo che ci sono tempi diversi per diversi tipi di persone, ma i benefici ci sono. Anche una confessione personale, anche direi, così facendo un riassunto della mia esperienza di vita spirituale in questi anni, posso dire onestamente che se c'è stato un minimo di avanzamento spirituale, minimo perché c'è tanto davanti ancora, posso capirlo, però se c'è stato principalmente io direi che è dovuto a due aspetti, posso così onestamente guardarmi indietro, due aspetti essenzialmente mi hanno mantenuto, mi hanno ispirato ad andare avanti con entusiasmo, continuare questo percorso. Due aspetti sono la recitazione del mantra, la recitazione dei santi nomi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo mantra ha un potere straordinario, l'attenzione del mantra, principalmente, e la distribuzione dei libri, la distribuzione di questa conoscenza, portare agli altri queste conoscenze. La distribuzione dei libri, queste due attività sono quelle che più di tutti mi hanno aiutato a sentire la connessione spirituale. Con Srila Prabhupada, con il mio maestro spirituale, iniziatore, con Srila Prabhupada e con Krishna, in ultima analisi, con Dio, la persona suprema. Queste attività sono particolarmente potenti, almeno questo è quello che ho sperimentato. Infatti, lo conferma Srila Prabhupada, vi leggo un passaggio dallo Srimad Bhagavatam 7.6.24, Srimad Bhagavatam, bellissimo. E Prabhupada dice: se una persona cerca sinceramente di fare tutto il possibile per diffondere la coscienza di Krishna, predicando le glorie del Signore, le glorie del Signore e la sua supremazia, diventa il più caro tra i servitori di Dio, la persona suprema,
anche se non è dotata di una perfetta cultura, che non è questione di cultura, è la questione di fare le cose che piacciono al Supremo, che piacciono a Dio. Questa è l'abate. Non appena una persona offre questo servizio per il bene dell'umanità, senza discriminare tra amici e nemici, si dà a tutti. Infatti, una delle tante cose che ho imparato distribuendo libri è smettere di fare calcoli, perché noi abbiamo certe fisionomie, certe persone sembrano più simpatiche, senti più attratto, altri sembra, no, che vuoi tenere lontano, oppure sì, sono tante, no, che però spesso sono pregiudizi, perché noi guardiamo l'esteriorità e magari abbiamo avuto un amico che assomigliava a quello, ci sembra magari più simpatico, invece dopo quando gli parli scopri che invece non interessa proprio niente di quello che stai facendo, che è molto diverso da quell'amico che tu conoscevi. Un altro invece che a un aspetto sembra un nemico, una persona che hai conosciuto, che aveva certi comportamenti o faceva quell'attività o aveva un aspetto fisico simile, che invece non ti piaceva per niente, invece scopri che questa persona ha una grande sensibilità. Distribuendo libri, piano piano ho imparato, amici e nemici, è tutta una nostra speculazione mentale, siamo tutti amici, sono tutti frammenti del Supremo, quindi diciamo essere predisposti molto bene verso qualcuno, quello è buono, o predisposti invece ad avere delle esitazioni, no? Delle barriere verso qualcun altro è sbagliato, dobbiamo essere aperti con tutti, imparare a cercare di vedere la parte divina in tutti. E più ci mettiamo in quella disposizione, più le persone rispondono appropriatamente. Quindi questo amici e nemici, come dice questo Srimad Bhagavatam, qui Maharaj, qui parla i versi originali, è parlato, che istruisce i suoi compagni di scuola, dice amici e nemici è una creazione della mente, è solo chi non controlla la mente e i sensi vede amici e nemici, ma chi è nella coscienza divina vede che sono tutti frammenti del Supremo, non c'è il problema. Siamo tutti parte della stessa famiglia, possiamo dire. Quindi, non appena una persona offre questo servizio per il bene dell'umanità, senza discriminare tra amici e nemici, il Signore è soddisfatto e la missione della nostra vita si compie. Per questa ragione, Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò a tutti di diventare devoti e guru e di predicare la coscienza di Krishna. Quindi, ha chiesto a tutti, no? Aiutare gli altri, insegnare. Tutti possono farlo, no? Chi ha un po' di fede, chi ha un po' di comprensione può dire qualche parola buona a qualcuno che gli sta vicino, a qualcuno caro, qualsiasi conoscente. Quindi dice Prabhupada, se tutti diventare devoti guru e di predicare la coscienza di Krishna, questo è il modo più facile per realizzare Dio, la persona suprema. Bellissimo, profondo. Questo è il modo più facile. Chi vuole scorciatoia sono quelle, recitare il santo nome e aiutare gli altri. Jiva Doya Krishnanam, questo lo canta anche Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur è un suo canto che riassume le verità più, no, più profonde, più importanti. Dice: questi sono i punti essenziali. Recitare il nome di Dio, praticare, quindi purificare noi stessi, e Jiva Doya, essere compassionevoli con gli altri, aiutare gli altri, fare qualcosa di pratico per gli altri. Quindi questo è il modo più facile per realizzare Dio, la persona suprema. Tale predica soddisfa sia il predicatore sia coloro che ascoltano. Infatti all'inizio avevo molta paura, esitazione, però poi tante persone ho visto che effettivamente hanno cambiato. Leggendo questi libri, venendo in contatto con la coscienza di Krishna, praticando, effettivamente hanno sentito, sono diventati soddisfatti. Questo è il metodo giusto per riportare la pace e la tranquillità nel mondo intero. Questo è il modo giusto per portare pace e tranquillità nel mondo intero. Hare Krishna, bellissima. Srimad Bhagavatam 7.6.24. Quando Srila Prabhupada si dice che fece una predizione, Prabhupada sembra che approvò, che qualcuno aveva detto, non so, un astrologo, che questi libri di Srila Prabhupada diventeranno libri di legge per l'umanità in futuro. E sembra che Srila Prabhupada abbia approvato. Non ho mai letto che l'abbia detto lui, ma ha approvato questo punto. Cioè che questi libri, i libri di Srila Prabhupada, diventeranno. Per noi lo sono già, d'altronde lo sono già per milioni di persone nel mondo, i libri di legge della propria vita.
Noi vediamo questo movimento, possiamo dire che continua a essere unito, continua a crescere, a espandersi, nonostante tutte le prove e le difficoltà, perché è chiaro mantenere un movimento. Prabhupada dice che un movimento spirituale nell'era di Kali, in questa era così materialista, è una proposta difficile. Però miracolosamente ci siamo, sta andando avanti, si sta diffondendo e comprendiamo che principalmente è dovuto alla miseria, a Srila Prabhupada e ai suoi insegnamenti che sono contenuti nei suoi libri, specialmente nei suoi libri. Prabhupada, nei miei libri ho detto tutto, ho detto. I libri di Srila Prabhupada sono gli insegnamenti, cioè, sono tutti i livelli, dai livelli introduttivi ai livelli più elevati della scienza spirituale. Tutto quello che serve per condurre bene una vita personale, una vita di famiglia, una vita sociale, una vita appunto, e la gestione anche se vuol dire delle nazioni, del mondo, già in questi libri c'è tutto. Quindi c'è di portare pace e tranquillità nel mondo intero, è possibile. La nostra politica, Prabhupada Desh, adesso vi faccio anche volevo una proposta, no? Una richiesta, una proposta per voi. Però sono un po' esitante perché la nostra politica, perché proporre agli altri è sempre un po', non è la nostra politica. Noi a Prabhupada Desh, non so se l'avete notato, comunque diciamo, nostro modo di agire, la nostra impostazione, la nostra politica è quella di non fare mai richieste alle persone. Qui siamo qui per dare, dare, dare. Siamo qui per dare, non vogliamo darne, quella è la nostra priorità. Offriamo servizi, offriamo feste, offriamo incontri, offriamo il prasada, offriamo libri. Abbiamo visto che questo è il giusto spirito, questo ci ha insegnato Srila Prabhupada col suo esempio, questo ci ha insegnato i maestri, questo ci ha insegnato un'esperienza e tutto sta arrivando miracolosamente, tenendo questo spirito, la politica. No, di non fare richieste, ma di dare, dare, sta funzionando? Come dire, se uno non ci credesse, se non ci avesse creduto, può sperimentarlo. Questo vale anche, come diceva come si chiama, quel milionario spirituale che mi ha fatto il film anzi, potete vedere il video, conferenza della domenica. Si chiama un milionario spirituale indiano e lui diceva: se vogliamo avere successo anche nel campo lavorativo bisogna dare, 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 non bisogna farsi. No. Chiaro, poi dopo chi lavora deve fare anche delle condizioni, logicamente. Ma lo spirito è quello, e spesso, ancora di più, ancora più noi siamo un centro spirituale, ancora di più questo è il nostro spirito, dare, dare senza aspettarci niente in cambio. E tutto, vediamo che sta arrivando. E qui dobbiamo ringraziare anche voi, tutti voi, perché tutto sta arrivando, arriva grazie allo sforzo di tutti coloro che sono coinvolti, che sono impegnati in questo progetto, e tutti voi che state aiutando. Abbiamo una bellissima congregazione in crescita di persone dedicate che stanno aiutando con i servizi, stanno aiutando con donazioni, state aiutando con donazioni, con servizi, con abilità, con le vostre capacità. E veramente questo rende, no, rende possibile questo miracolo, che ci sia un centro dove, no, qualche modo, sono tutte queste attività, tutte basate unicamente sul libero volontariato, sul libero servizio, senza nessun sostegno altro se non la volontà di ognuno di collaborare, di dare, di fare. Quindi questa è la nostra politica di progresso, non vogliamo fare mai richieste. Tuttavia questa volta, stasera, non potendo, anche come ho detto prima, non potendo uscire personalmente a distribuire libri in questo periodo, ma col desiderio di soddisfare Srila Prabhupada, perché questo è il nostro desiderio, soddisfare Srila Prabhupada, desiderava molto che questi libri fossero distribuiti, l'ha fatto chiaro, l'ha sottolineato tante volte, quando era negli ultimi giorni della sua vita sul letto di morte, quando gli portavano i risultati della distribuzione di libri, diceva questi, no? Questa distribuzione di libri è la mia vita, mi ridate vita, no? Dandomi queste belle notizie che tanta gente sta prendendo questi libri. E
Quindi col desiderio di distribuirci i libri di Srila Prabhupada, dispiaciuti che non possiamo darne molti quest'anno appunto per la situazione che c'è, quindi con gioia vogliamo offrirvi l'opportunità di riceverli a casa. Questa è la nostra proposta, se volete ricevere un po' di libri a casa, noi ve li possiamo mandare, se lo desiderate possiamo anche spedirli a nome vostro, a parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro. Proponiamoli noi stessi per voi, oppure anche voi datele altri. Non li diamo, vogliamo dare. Certo, se potessimo, i libri noi li regaleremo, e speriamo in futuro di poter fare anche quello, di poter regalare libri a tutti, però non possiamo, ma è per questo che una libera offerta è gradita, apprezziamo una libera offerta per i libri, ma l'importante è dare questa conoscenza, perché miracolosamente a Prabhupada adesso ce la facciamo, il problema economico di vita non c'è, in qualche modo ce la facciamo, appunto diciamo grazie alla grazia divina, Prabhupada, Krishna e all'aiuto di tutti, al vostro aiuto, ce la facciamo, però vogliamo aiutare gli altri, fare di più, quindi sarebbe bello distribuire libri, più libri, per il piacere di Srila Prabhupada. E qualsiasi offerta va bene, quello che uno si sente non c'è problema. Quindi vi invitiamo tutti anche a farvi un regalo, nelle feste natalizie, ma va bene sempre, in tutto l'anno, ma fatemi un regalo, chi di voi non ha ancora tutta l'opera, tutta la collana dello Srimad Bhagavatam, per favore prendetelo, 27 volumi, vedeteli in casa, installateli in casa come una divinità che purifica l'atmosfera, Srimad Bhagavatam purifica l'atmosfera anche senza leggerlo, che dire se lo leggiamo, se cominciamo a leggere. Quindi vedetevi lo Srimad Bhagavatam e poi possiamo distribuire libri introduttivi, ce ne sono, dice, ma persone sono, i libri di Prabhupada sono profondi, è vero? È vero che per certe persone sono un po' all'inizio difficili, all'inizio, è una questione di purificazione, più una persona pulisce il cuore e più diventano semplici questi libri. Più una persona sviluppa comprensione e fede, più diventano chiari, limpidi, trasparenti, scientifici, uno capisce meglio. Comunque sono dei libri introduttivi come Karma e Reincarnazione, per esempio, un libro molto libretto, semplice, diretto, chiaro, apprezzabile da tutti, Karma Incarnazione, La Scienza e Coscienza, un altro bellissimo libro che può essere regalato a persone che non hanno ancora nessuna una comprensione spirituale, Scienza e Coscienza, poi c'è la Bhagavad Gita, abbiamo fatto anche, c'è una bella rivista con tanti articoli, Hare Krishna, con tanti articoli interessanti, introduttivi, magari regaliamo insieme a chi prenderà i libri, c'è la cucina Hare Krishna, anche una cucina alimentazione che aiuta. Qui sono molti libri molto belli, e appunto la Bhagavad Gita, un testo che comunque se affrontato con attenzione può essere compreso da chiunque. E comunque anche, è bello anche per disponiamoci ad aiutare le persone, quando regaliamo il libro possiamo anche dirgli, guarda, poi se vuoi discutiamolo insieme, io sono a tua disposizione, no? Se trovi qualche passaggio che non ti è chiaro, ti sembra difficile, discutiamolo insieme. Quindi, così anche tutti soddisfiamo l'ordine, la richiesta di Chaitanya Mahaprabhu di essere a nostra volta aiuto per il prossimo. Ognuno di noi può fare questo, non è che solo qualcuno, tutti possiamo distribuire questa conoscenza, questi libri e ottenere grazie e misericordia divina. Bene, poi concluderei dicendo, scegliete poi se volete, potete scegliere se desiderate. Prendere qualche libro, se desiderate ricevere qualche libro a casa, potete scegliere il sito di Prabhupada-Desh.com, nella home page, andate alla home page e lì c'è tutti i libri che sono disponibili, potete scegliere quelli che preferite, ordinarceli, farcelo sapere. Potete scrivere oppure anche. Potete anche scrivere sulla pagina Facebook di Prabhupada Desh, come queste dirette, pagina Facebook, oppure telefonare a Caterina, vedete di nuovo sul sito c'è il contatto. Quindi, ecco, insomma, se anche voi collaborate in questa missione, è un bellissimo gesto per noi stessi e per il bene degli altri. Bene, questo è il nostro desiderio, quindi. Speriamo che anche qualcuno di voi sia ispirato in questo. Noi abbiamo deciso di dedicare la vita a questa missione,
perché appunto Srila Prabhupada ci ha fatto vedere, perché è così, in un certo senso la vita spirituale è semplice, si tratta di soddisfare Krishna e Guru. Quando Krishna è soddisfatto, quando il maestro spirituale è soddisfatto, la persona avanza spiritualmente. Non è che siamo noi che decidiamo, loro danno le regole del gioco. E una delle regole è quella, se noi aiutiamo il prossimo, facciamo del bene agli altri, li aiutiamo e vediamo, appunto gli effetti ci sono. Chi legge questi libri, chi comincia a leggere attentamente, i miglioramenti ci sono. Bene, grazie molte per la pazienza e l'attenzione. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento, riflessione, domanda. Poi noi faremo girare questa nostra lettera, piccola lettera aperta per tutti, in modo che si può essere anche girata a amici, conoscenti, chi può essere interessato un po' a una ricerca spirituale può ricevere beneficio e farsi ricevere questi libri a casa. Certo, qui chiaramente. C'è Stefano Giangrasso che chiede, che dice, Arebol Gurucharana Prabhu, è corretto dire che l'ignoranza spirituale è più dannosa dell'ignoranza culturale? Il nostro dovere, come umani, dovrebbe essere quello di liberare l'anima, perché la maggioranza delle persone coltiva solo il sapere della mente? Sono i sensi che inducono a farlo? L'ignoranza è sempre ignoranza, culturale, spirituale. Culturale o spirituale è sempre ignoranza, è sempre ignoranza. Però giusto, il tuo punto è la questione della mente, perché le persone non hanno interesse, se ho capito bene. Si può ripetermi un'altra frase? Bene. È corretto dire che l'ignoranza spirituale è più dannosa dell'ignoranza Ah, culturale? capito? Il nostro dovere come esseri umani. Scusa, su quello ho già detto, ignoranza è ignoranza, culturale o spirituale è sempre. Perché poi anche una persona che ha grande cultura, se non ha conoscenza spirituale, è ignorante, nel senso gli manca, anzi, proprio c'è quella cosa più importante. L'università dovrebbe insegnare quello, la scienza dell'anima. L'anima è l'essere spirituale, l'essere eterno. La cosa importante l'essenza della conoscenza è la scienza spirituale, se gli manca quella, gli manca la cosa più importante. E purtroppo oggi, dicevo, oggi nelle scuole non vengono usate, non viene insegnata la scienza spirituale, questo è un grosso problema, per quello il mondo si trova in questa situazione. La considerazione, poi continua. Il nostro dovere come umani dovrebbe essere quello di liberare l'anima, perché la maggioranza delle persone coltiva solo il sapere della mente. Una domanda, perché le persone della persona? Ah, sì, poiché le persone continuano solo la conoscenza della mente. Ho una domanda. Il nostro dovere come umani dovrebbe essere quello di liberare l'anima. La nostra e anche quella degli altri, se possiamo, l'anima. Sì, aiutare l'anima, l'essere vivente, l'anima condizionata a liberarsi, a diventare. L'anima condizionata a diventare anima liberata. Se è il nostro dovere come umani fare questo per noi stessi è anche dovere di cittadino, una richiesta, possiamo farlo o non farlo, la richiesta di farlo per gli altri. Se lo facciamo, anche noi riceviamo il beneficio, ci aiutiamo gli altri. E dopo, perché la maggioranza delle persone coltiva solo il sapere della mente? Della mente o del corpo, possiamo anche dire, perché appunto per l'ignoranza, poiché loro pensano che la felicità sia là, per quello coltivano quello, pensano che la felicità sia soddisfare il corpo e la mente, poiché pensano che l'unica felicità o la vera felicità è lì, allora coltivano quello. Ma se noi diamo l'informazione, guarda che c'è una felicità ancora più intensa, più elevata, duratura, non temporanea, a un altro livello, allora magari potrebbero. Quindi cerchiamo di aiutarli a capire, dare la vera conoscenza. Poi chiaramente se una persona è troppo attaccata alle cose materiali, quando gli dai la vera conoscenza, no? Quando gli dai la vera conoscenza non potrebbe fare resistenza se è troppo attaccata, però insomma, quella è la sua sfortuna.
Sono i sensi che inducono a farlo? I sensi che sono guidati dalla mente, che è guidata dall'intelligenza. L'intelligenza ha contaminato il falso ego in origine. La persona è ancora attaccata al piacere materiale, vuole essere il goditore, il controllore, quindi anche la sua intelligenza funziona in quel modo. Poi l'intelligenza influenza la mente influenza i sensi. È una catena. È perché è nella coscienza materiale, per quello funziona così. Persona, certo. Per adesso la sua priorità è il piacere materiale, per quello che non risuona, non gli risuona, non ha interesse. Però se noi siamo esperti, siamo compassionevoli e esperti, possiamo aiutare le persone a comprendere che effettivamente possono stare meglio cambiando direzione. Cos'altro? Grazie. Come si dovrebbe comportare un devoto avanzato all'interno della comunità, Salvatore? Della comunità, nel senso della società, il devoto avanzato della società. Questo può fare una domanda magari per le prossime volte, possiamo discutere un'altra volta. Stasera l'argomento è aiutare anche gli altri, fare qualcosa, dona la fortuna. È un bel argomento anche quello, come si deve comportare in generale all'interno della comunità e nella società, giusto? Se hai capito bene. Sì, possiamo anche discuterlo. Si può fare anche in due parole, magari si può fare con più calma. Magari una delle prossime serate, o martedì prossimo, o la venerdì, le prossime volte, possiamo farlo. Sentiamo se c'è qualcos'altro, così approfondiamo meglio, un bel punto. C'è Fiorenzo, Attilio Cecchinato, Hare Caro Krishna, amico, un grande sostegno di Prabhupada Desh, ribollo, ribollo. io posso testimoniarlo, i libri che ci ha portato Srila Prabhupada sono i libri della fortuna, la fortuna che ha cambiato la mia vita, in senso materiale e spirituale. Grazie Srila Prabhupada. Grazie. Cos'altro? Sono saluti a tutti bene. Grazie.